Per Marchese Antinori l'arte è come il vino. In 700 anni di storia della famiglia la sua tradizione c'è sempre stata. Un legame che oggi abbraccia sempre di più anche l'arte contemporanea sullo sfondo della nuova cantina d'autore Antinori nel Chianti Classico, dove Still Life Remix è solo l'ultima delle esposizioni che reinterpreta in chiave contemporanea la natura morta, uno dei generi portanti della storia dell'arte, con opere di 26 artisti internazionali, molte delle quali realizzate per la cantina. Queste due tele di Filippo De Pisis, maestro del genere nella natura morta, provengono da Palazzo Antinori. L'antica tradizione di mecenatismo e collezionismo oggi prosegue nell'Antinori Art Project. Che cos'è e come funziona? L'Antinori Art Project per noi in famiglia è molto importante perché siamo sempre stati legati nei secoli come famiglia a quello che riguarda l'arte. L'arte nel vino, ma l'arte anche come vera arte nelle pitture e questo ha fatto sì che poi nella nostra nuova cantina qui nel Chianti Classico ci siamo focalizzati anche per una parte molto importante nella parte diciamo di museale e quindi in una collezione di famiglia che è esposta e fa sì che faccia vedere poi negli anni e nei secoli, specialmente diciamo 700 e 800 e 900, questo nostro rapporto di mecenatismo della famiglia con l'arte. E quindi nell'Antinori Art Project in una situazione, in una cantina così vogliamo dire anche moderna come quella del Chianti Classico, io ho voluto far sì che ci sia questa transizione dal passato al futuro presente, presente perché comunque oggigiorno noi stiamo collezionando e ogni anno con un artista selezionato praticamente riusciamo a fare delle opere site specific che si collegano al passato ma guardano al futuro e chiaramente siamo nel presente e questa cantina è stata fatta dalle 26 generazioni passate per le 26 generazioni future e quindi secondo me è molto importante essendo una cantina comunque contemporanea che siano esposte delle opere contemporanee. In occasione di Expo 2015 la famiglia Antinori con Antinori Art Project ha deciso di sostenere un progetto diverso dalle installazioni di opere singole site specific d'arte contemporanea nella cantina, ma di avventurarsi nel progetto di una mostra collettiva. In questo caso la mostra Still Life Remix vuole raccontare come il tema della natura morta sia ancora vivo e importante per gli artisti contemporanei. Questo perché per gli artisti cimentarsi con qualcosa che ha una tradizione e raccontare la vita di questi esseri inanimati, frutta, verdura, animali morti, segni che raccontano il tempo, è un modo per cimentarsi sia con la storia dell'arte sia con il futuro. Come diceva un artista giustamente, se io dipingessi un iPad tra 50 anni la mia opera sarebbe desueta, se io dipingo mele e pere in qualche modo tutta l'umanità può sempre trovare una chiave di racconto. Ovviamente la natura morta non è soltanto il ritratto di frutta, verdura, teschi, vasi di fiori, ma è il modo in cui gli artisti hanno rappresentato la fugacità della vita terrena, della bellezza rispetto al tempo che passa, il fatto che comunque questo splendore, questo momento di ricchezza, di fioritura è volto a scomparire. Quindi abbiamo invitato la maggior parte degli artisti giovani, qualche maestro dell'arte contemporanea e in particolare abbiamo invitato questo giovane artista svizzero che ha studiato a Glasgow, Nicola Sparti, a fare un intervento site specific nella cantina. Nicola Sparti ha studiato il luogo, è venuto, è stato qua due settimane e ha creato quest'opera Giant Fruits, frutta gigante, in cui ricrea sulla parete esterna di dove sarà la mostra e su uno spazio in cui il pubblico transita questa grande natura morta in cui la frutta è grande come delle persone. Il lavoro ha questa atmosfera vagamente surreale, i colori della frutta sono ovviamente tutti sbagliati, frutta blu, viola. L'artista che in realtà prima di fare l'accademia era uno street artist, un graffitaro,
ha creato l'opera con bombolette spray, e è un'opera vagamente inquietante che in realtà si inserisce in una storia della pittura contemporanea che guarda maestri come Balthus sicuramente anche un maestro italiano come Morandi. Entrando nella mostra si è accolti subito da questo inquietante personaggio, l'opera di Thomas Grünfeld, un artista tedesco originario di Leverkusen, che da più di 20 anni lavora con montando animali tassidermizzati. Queste sue sculture si chiamano misfit, che vuol dire in qualche modo disadattati, perché essendo creati da cloni di animali diversi, mischiando le parti, ovviamente non ha nessun habitat in cui è a suo agio. In particolare questo è un pavone, un canguro albino e uno struzzo, e ci piaceva quest'opera perché nelle nature morte storiche c'è sempre la rappresentazione di prede di caccia, quindi quest'idea dell'uomo che uccide l'animale e lo rende trofeo o cibo. In questo caso invece era questa, diciamo, un animale che non è più vivo ma che minacciosamente guarda il pubblico e mette un po' in discussione i rapporti tra le specie. Un altro giovane artista nella mostra italiano fa un lavoro molto bello, questo artista è Santo Tolone. Santo Tolone presenta queste 4 nature morte, ognuna legata a una stagione dell'anno, e sono 4 nature morte create però con la frutta spelata, e ironizzando quindi anche sulla storia dell'arte, l'artista ha intitolato ciascuna di queste nature morte con un nome di donna, mettendo in evidenza come nella storia dell'arte le donne siano sempre state dipinte nude e la frutta vestita, e lui in qualche modo ribalta questa abitudine ritraendo la frutta nuda e chiamandola con dei nomi di donna. Dietro alle mie spalle c'è l'opera di Hans-Peter Fellmann, un maestro dell'arte concettuale contemporanea, un artista storico che ha sempre contestato il fatto che vengano create nuove immagini, e facendo dell'appropriazione di oggetti esistenti la sua cifra stilistica. In particolare in questo caso Hans-Peter Fellmann crea una natura morta con dei vasi di plastica tipicamente venduti nei negozi, diciamo nelle Chinatown delle città italiane. E in questo caso le allestisce, diciamo ribaltate, in modo che da lontano sembri un intervento pittorico sulla parete, uno strano affresco contemporaneo, e che poi in realtà si rivelino soltanto un accrochage di vasi di fiori. Alle mie spalle 2 immagini fotografiche di Wolfgang Tillmans. Tillmans è probabilmente il fotografo contemporaneo in questo momento più di successo, un artista che ha rivoluzionato l'iconografia della fotografia moderna. Quelle che a noi adesso sembrano delle foto scontate, in realtà 20 anni fa, quando Tillmans ha cominciato a lavorare, erano considerate delle foto assurde. La sua cifra stilistica però ha avuto talmente successo che ormai qualsiasi rivista di moda fotografa gli spazi con questo effetto del disordine lasciato da una persona che è appena uscita. In questo caso quindi Tillmans rappresenta degli spaccati di interni domestici, in un caso con un vaso di fiori, nell'altro con questo strano vaso con dei piccoli ananas, e si ha sempre l'impressione che le persone siano appena uscite dall'ambiente, e viene automatico immaginarsi una vita intorno a questi spazi. Che cosa ne pensa del legame che unisce l'arte al mondo del vino? Penso che abbiamo bisogno del vino per fare un buon lavoro. L'arte e il vino sono simili, perché c'è il buon vino e c'è il vino cattivo, come ci sono opere d'arte belle e opere d'arte meno belle. Che cosa si prova ad esporre in una cantina come Antinori nel Chianti Classico e creare sul posto la propria opera d'arte? Sono contento di essere qui, perché solitamente bevo Chianti Classico. È bello vedere da dove viene il vino. È bello esporre qui il mio lavoro. Come ho già detto, il vino e l'arte sono molto simili. Per alcune persone non è necessario fruirne, mentre per altre persone è molto importante poterne fruire. Ci racconta la sua installazione alla Cantina Antinori. L'opera qui esposta si chiama Something That Floats, Something That Sinks. È un lavoro che mostra un pomodoro che galleggia e uno che va a fondo. E mostra un lime che galleggia e uno che va a fondo. Mi sono accorto mentre cucinavo
che qualche pomodoro galleggiava e qualche altro pomodoro andava a fondo. Voglio solo mostrare questo, non ci sono trucchi, è solo la natura e la gente non deve fare altro che accettarla per quello che è. La mostra ha il patrocinio di Expo 2015 Milano e fa parte del programma ufficiale degli eventi culturali promossi in Italia nei mesi dell'Esposizione Universale.